Formaggio in Villa, tra le suggestive mura medievali di Cittadella. I migliori formaggi italiani tutti in un weekend, dal 5 all'8 aprile. Info su formaggioinvilla.it. Le anticipazioni, tra poco la prima edizione del TG Veneto News, l'ennesimo incidente mortale questa mattina poco dopo le 9 in corso Boston a Padova. Un motociclista che dal capoluogo stava procedendo verso l'area termale è morto. Secondo i primi riscontri della polizia locale, il ragazzo, un 21enne residente da Buono Terme, avrebbe urtato un'auto e sarebbe stato catapultato nella corsia opposta di marcia, dove è sopraggiunta una seconda auto che non ha potuto evitare l'impatto. Andremo anche a Vicenza, scoperto dalla Guardia di Finanza un maxi riciclaggio tramite una banca abusiva cinese. 13 persone arrestate, il denaro, 100 milioni di euro, proveniva da frodi fiscali di aziende operanti nel settore del commercio di materiali ferrosi. E ancora nel Padovano una banda di nomadi accusata di aver raggirato 17 anziani con la tecnica del falso incidente ad un parente. Ora sono in 5 a processo. Questo e molto altro tra pochissimo con la prima edizione. Formaggio in Villa, tra le suggestive mura medievali di Cittadella. I migliori formaggi italiani tutti in un weekend, dal 5 all'8 aprile. Info su formaggioinvilla.it. Luxin, pensiline studiate per piacere, pompeiane ombreggianti con coperture trasparenti. Luxin, Creazzo. Scoperto dalla Guardia di Finanza un maxi riciclaggio tramite una banca abusiva cinese, 13 persone arrestate, il denaro proveniva da frodi fiscali di aziende operanti nel settore del commercio di materiali ferrosi. Drammatico incidente stradale a Padova, motociclista sbalzato nella corsia opposta e travolto da un'auto, l'uomo è morto sul colpo. Banda di nomadi accusata di avere raggirato 17 anziani con la tecnica del falso incidente a un parente, in 5 a processo. Follia nel tratto vicentino della A4, giovane sfreccia in corsia di emergenza in monopattino, fermato dagli addetti dell'autostrada dopo le segnalazioni degli automobilisti. Una strada e un quartiere senza pace a Mestre, una villa abbandonata del comune e il parco assediati da tossicodipendenti e sbandati, i residenti chiedono controlli e provvedimenti per frenare il degrado. I sindaci leghisti in campo per le regionali e una lista Zaia. La Lega mette in campo le strategie per arginare Fratelli d'Italia. Il segretario Stefani ribadisce: la nostra regione non può non essere a guida leghista. La giornata del turismo Veneto, sostenibilità e impatto del cambiamento climatico al centro delle nuove dinamiche turistiche. Prima edizione del TG Veneto News. Buongiorno e ben ritrovati. In apertura l'ennesimo incidente mortale sulle strade della nostra regione. Il sinistro è avvenuto questa mattina poco dopo le 9 in corso Boston a Padova. Un motociclista che dal capoluogo stava procedendo verso l'area termale è morto. Secondo i primi riscontri raccolti dalla polizia locale di Padova, il motociclista, un 21enne residente ad Abbano Terme, le cui generalità non sono ancora state raggiunte
Varese Note avrebbe urtato un'auto e sarebbe stato catapultato nella corsia opposta di marcia, dove è sopraggiunta una seconda auto che non ha potuto evitare l'impatto. Il motociclista è morto praticamente sul colpo. Immediato l'allarme, numeri di emergenza. In corso Boston sono giunti i sanitari del SUEM 118, che hanno provato a rianimarlo, ma non hanno potuto far altro che constatarne l'avvenuto decesso. Sulla scena dell'ennesima tragedia della strada sono arrivati anche i vigili del fuoco. La viabilità in ambo i sensi di marcia è stata inibita al traffico per consentire agli operatori di completare i rilievi. Ancora da chiarire se il motociclista sia stato tamponato da un'auto oppure sia andato lui a sbattere con un mezzo che lo precedeva. Sta di fatto che la successiva carambola non gli ha dato scampo. E l'avete sentito anche dai titoli, una vasta operazione della Guardia di Finanza di Vicenza che ha scoperto un maxi raggiro, un maxi riciclaggio da almeno 110 milioni di euro, soldi portati in Italia con almeno 556 viaggi. La banda utilizzava uno sportello abusivo di una banca cinese, ma ci dà tutti i dettagli del caso in collegamento Tommaso Quaggio. Buongiorno, operazione della Guardia di Finanza di Vicenza che ha sgominato una banda dedita al riciclaggio di denaro tramite una banca, uno sportello abusivo chiamato China Underground Bank, che avrebbe movimentato denaro contante per una cifra davvero monster, 110 milioni di euro. Sono 18 gli indagati, 13 le persone con ordinanza di custodia cautelare, 1,5 milioni di euro che sono stati sequestrati. Qui con me ho il comandante provinciale della Guardia di Finanza di Vicenza, Cosmo Virgilio, a cui chiediamo subito. Un'operazione che durava da anni e che ha portato ad un risultato importante. Si è iniziata a novembre del 2021 sotto lo stretto coordinamento della Procura della Repubblica di Vicenza. Al momento l'ipotesi investigativa avallata dal Tribunale, dal GIP presso il Tribunale, è quella di un'organizzazione con base nel Vicentino che si occupava di riciclare il denaro contante proveniente da condotte di frode, di evasione fiscale, diciamo, da parte di società operanti sostanzialmente nel tutto il nord Italia, anche parte della Toscana e del Lazio. Il meccanismo era complesso, ma diciamo serviva per poter ottenere in contante il frutto della frode e dell'evasione attraverso una sorta di sportello bancario gestito, secondo la nostra ipotesi investigativa, da un soggetto di nazionalità cinese che appunto organizzava i viaggi sotto legge di un vicentino del denaro contante da e verso anche l'estero. Ascolti, sono diversi anche gli arresti, tantissimo il denaro che è stato movimentato, che sarebbe stato movimentato. Sono in corso di esecuzione 13 ordinanze di custodia cautelare, di cui 8 in carcere e 5 domiciliari. Un sequestro preventivo di circa 1,5 milioni che è frutto del provento dell'attività di riciclaggio, ma parliamo di un importo rilevantissimo di denaro contante riciclato per circa 110 milioni di euro. Grazie, buon lavoro. La linea può tornare allo studio. E grazie a Tommaso Quaggio, un operaio è rimasto gravemente ferito a una mano per un incidente avvenuto questa mattina in un'azienda che produce abrasivi per il settore navale e automotive a San Giovanni Lupatoto. L'uomo, per cause in corso di accertamento da parte degli ispettori dello Spisal dell'Ulss 9 Scaligera, ha subito un grave trauma da schiacciamento che gli ha provocato la semiamputazione di una mano. È stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato all'ospedale di Borgo Trento, dove i medici faranno il possibile per ricostruire l'arto. Sul posto anche i carabinieri. Le truffe agli anziani. Una banda di nomadi è accusata di aver raggirato 17 anziani con la tecnica del falso incidente a un parente. Ora però sono in 5 a processo. Ci aggiorna Gabriella Basso da Padova. Sì, buongiorno, dovranno rispondere di truffe, di tentata truffa aggravata in concorso. La banda di nomadi che in 8 mesi, dall'agosto del 2022 al febbraio del 2023, ha circuito, raggirato ben 17 anziani ultraottantenni residenti tra le province di Padova, di Treviso e di Vicenza.
famiglie nomadi già conosciute alle forze dell'ordine, uno residente a Vedelago di 36 anni, Mirko Levac, gli altri quattro residenti invece in campi nomadi della provincia di Pordenone, tutti tra i 22 e i 47 anni. Due colpi particolarmente rilevanti, uno nei confronti di un ultraottantenne di Montebelluna, dove hanno razziato denari in contanti e preziosi per 60.000 euro, un altro invece ad Asolo nei confronti di una donna ultraottantenne, dove anche qui hanno portato via ben 50.000 euro in contanti e sempre in oggetti preziosi. Gli inquirenti sono arrivati alla banda grazie a pedinamenti, alle immagini delle telecamere di videosorveglianza e alla lettura delle targhe. Poi l'arrivo alla perquisizione dei campi nomadi dove risiedevano, e all'interno delle roulotte è stato trovato refurtiva, scatole di orologi Rolex, cellulari e anche dei preziosi. Per i cinque è scattato quindi l'arresto e adesso a novembre saranno davanti al giudice di Padova per rispondere appunto dei reati. Da Padova è tutto, la linea torna allo studio. E grazie a Gabriella Basso, andiamo adesso a Salzano, l'incendio alla Maga Food Lab, sul posto i tecnici dell'ARPAV per valutare la qualità dell'aria. La nube che si è levata dopo le fiamme ha destato preoccupazioni nelle autorità. Allora ci aggiorna da Salzano Matteo Mattarelli. Sì, buongiorno. Pomeriggio di paura ieri a Salzano, poco dopo le 15. Qui alla fabbrica Maga Food Lab si è alzata una nube di fumo. Alcuni passanti hanno subito avvertito i vigili del fuoco che sono intervenuti. Al momento sono ancora sconosciute le cause dell'incendio e secondo le ultime notizie non ci sono stati feriti. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e i tecnici dell'ARPAV, che hanno valutato la qualità dell'aria. La presenza di bombole d'azoto all'interno dell'azienda hanno fatto temere il rischio ambientale, che poi non si è verificato, anche se oggi è presente ancora odore di bruciato qui nella zona. I vigili del fuoco hanno contenuto in breve tempo l'effetto delle fiamme. Sul luogo è intervenuto anche il sindaco Luciano Betteto, che ha rassicurato sull'assenza di feriti e ha ringraziato i vigili del fuoco, i carabinieri e la protezione civile per il lavoro svolto. Da Salzano è tutto, la linea che può tornare allo studio. Grazie Matteo Mattarelli. Un quartiere senza pace a Mestre, una villa abbandonata del comune e il suo parco assediati da tossicodipendenti e sbandati. I residenti chiedono controlli e azioni concrete contro il degrado nella zona. Sentiamo. L'ottocentesca Villa Ceresa, da sede di mostre rinomate con tanto di inaugurazione alla presenza del Presidente della Repubblica Scalfaro, a casa degli sbandati. A mezzogiorno sono in quattro a dormire sotto la tettoia, le coperte per ripararsi, in bella vista scarpe e stagnola usata per assumere eroina. Ero con la bimba in parco e ho chiamato la polizia locale perché erano due drogati che erano lì. E vediamo ogni giorno dalla finestra, mi abito al terzo piano. Sfrattati dal cancello della carrozzeria Favaretto due settimane fa, dove c'era stato anche un sit-in di protesta, mandati via dal sottopasso dell'ex falegnameria abbandonata. Più che di sgomberi si parla di travasi. Non si schiodano dalla zona dove ha sede le droppine del comune in via Giustizia, che dà sostegno e assistenza a tossicodipendenti. C'è di tutto, non lo so la notte chi è che bivacca, bottiglie di birra, ombrelli. Anche rubato delle bici che avevo fuori saltando la rete. Questo parco mi dispiace perché neanche i bambini non vanno adesso. Arrivano alle 12 e se uno dorme qua, uno di là, due di là e così. L'aria verde attrezzata in mano agli sbandati trovano riparo nella villa, sotto gli alberi usano i cespugli per nascondere la droga. Sono da giù, personalmente ho trovato una busta con la polvere bianca nascosta sulla finestra. Solo da inizio anno la polizia ha accolto in flagranza più di 60 spacciatori, un centinaio di pusher sempre presenti in città. Intensificati i controlli, estesi ora anche alla villa, la pattuglia arriva, va diretta sotto i portici. Gli sbandati raccolgono borse e zaini e se ne vanno. È routine, raccontano i residenti. Domani sarà la stessa storia.
Il treno Frecciarossa si ferma alla stazione di Vicenza, i ladri entrano e derubano alcuni passeggeri, tra questi anche un videomaker padovano, il bottino solo per quanto riguarda lui almeno 11.000 euro in tutto in pochissimi secondi. Sono molto dispiaciuto che questo possa accadere così tranquillamente con questa facilità, pensavo che almeno in treno potessi avere un minimo di sicurezza in più. Derubato mentre era seduto nella poltrona del treno alla stazione di Vicenza. Giorgio Piva, giovane e celebre videomaker padovano, è stato vittima di un furto mentre stava andando a Milano a bordo di un Frecciarossa. Quando domenica alle 16.30 il treno si è fermato alla stazione del capoluogo berico, dei malviventi si sono introdotti nella carrozza creando parapiglia tra i passeggeri, gettando contro di loro alcuni giubbotti. In un secondo hanno portato via a Giorgio Piva tutta l'attrezzatura che utilizza per creare contenuti digitali per brand e famosi influencer, tra cui la famiglia Ferragni. Quindi sono corso giù dal treno, ho cercato queste persone ma non sono riuscito a trovarle perché si sono dileguate in 3 secondi. E ho avvisato il capotreno che era in fondo nell'altro vagone, gli ho detto di fermarsi un attimo ma aver dato già il via. Il bagaglio che è stato rubato, che era questo zaino manfrotto professionale di attrezzatura fotografica, all'interno c'erano parecchie attrezzature, c'era il MacBook Pro da 5.000 euro, una videocamera Sony da altri 4.000 euro, degli obiettivi, avevo degli hard disk super importanti dove all'interno ci sono i lavori svolti in questi ultimi 3 mesi e lavori che devo ancora consegnare. La speranza di Giorgio, che a sporto denuncia alla polizia di Milano, è di ritrovare almeno il suo hard disk arancione dove ha salvato i lavori per i clienti. Per questo lancia un appello ai vicentini. Chi dovesse trovare il dispositivo, magari abbandonato tra una siepe o un cassonetto, può consegnarlo alla questura. Pensavo che almeno in questi treni di alta velocità ci fosse un minimo di sicurezza, invece non c'è nulla. In autostrada con il monopattino elettrico è successo in A4 tra Vicenza Est e Vicenza Ovest. Il ragazzo sfrecciava in corsia di emergenza, è stato però fermato dal personale autostradale poco prima del casello di Vicenza Ovest. Con il monopattino elettrico in autostrada. È successo all'ora di pranzo tra Vicenza Est e Vicenza Ovest. Il ragazzo straniero vestito di nero sfreccia lungo la 4 in corsia di emergenza con la pioggia battente che riduce la visibilità. Chi viaggia a 130 km orari riesce a notarlo solo all'ultimo. Non è passato comunque inosservato. Sono partite le segnalazioni. Pochi chilometri prima del casello di Vicenza Ovest viene fermato dal personale autostradale in una piazzola di sosta. Rappresentava un pericolo per sé e per gli altri. Ora rischia una multa da 42 a 173 euro, la decurtazione di 2 punti dalla patente. Con il nuovo codice della strada la sanzione invece potrebbe arrivare anche ad 800 euro. Diventeranno obbligatori targa, casco e assicurazione. La stretta, visti i numerosi episodi di monopattini selvaggi in autostrada come in tangenziale, sulle corsie riservate ai pedoni, nei centri storici. 2 ruote che vengono modificate anche per andare più veloci e causano incidenti. Abbiamo una circolazione di monopattini che sono abbastanza indisciplinati e c'è poca educazione da parte di chi li usa. La stretta che stanno prevedendo è veramente molto importante e credo che i monopattini spariranno dalla circolazione. L'ultimo caso eclatante è sempre in A4 tra Bergamo e Milano. Il ragazzo viaggiava a velocità di crociera a 50 km orari e poi quelli immortalati nelle tangenziali, sempre a Vicenza lungo la Nuova Bretella, in contromano e nei centri storici con diversi comuni veneti che hanno anticipato le norme e vietato la circolazione dei mezzi a 2 ruote. Giusto un anno fa a Oppeano, nel Veronese, un ragazzo di 15 anni è morto a bordo del suo monopattino elettrico dopo essersi scontrato contro un'auto. Scopri la bellezza dei Colli Veneti. Domenica 24 marzo a Soave riparte la 3ª edizione della giornata regionale per i Colli Veneti. Un'esplosione di cultura, natura, sport ed enogastronomia ti aspetta. Seguici sui social. La politica ora e le regionali. Il segretario della Lega Stefani ribadisce: la nostra regione non può non essere a guida leghista e mette in campo proprio in vista del 2025 i sindaci e una lista Zaia. Zaia che ancora non si esprime sul suo futuro.
Dico sempre le stesse cose, poi voi mi fate sempre le stesse domande. E dico che i cittadini chiedono di essere liberi nel scegliere la propria classe dirigente, punto. Cronaca quotidiana di un assedio al governatore a caccia di notizie sul suo futuro lontano da Palazzo Balbi. Zaia non si sbottona, non risponde a Salvini che lo vorrebbe in Europa. Taglia corto sulla possibilità che la Lega alle regionali del 2025 usi il simbolo della sua lista. E se passo un anno e mezzo a discutere di se ci sarà la lista Zaia, non ci sarà la lista Zaia, ci sarà Zaia, non ci sarà Zaia, forse sarebbe più utile che voi andaste a chiedere ai cittadini che sono qua e vedrete che tutti chiedono la solita roba. Vogliamo poter votare. Guardando al passato, la lista Zaia da sola potrebbe valere quasi 1 milione di voti. Lo sa bene il segretario veneto Alberto Stefani, che rispolvera lo slogan «Squadra che vince non si cambia». E agli alleati che tendono la mano in cerca di una tregua ribadisce la volontà di non mollare la regione. Una regione come il Veneto non può non avere una guida leghista e siamo pronti per affrontare questa sfida e per essere soprattutto in prima linea. Ed in prima linea, Zaia o non Zaia, ci saranno i sindaci. 144 comuni a guida leghista, oltre il 30% delle amministrazioni. Potrebbero essere loro a scendere direttamente in campo per arginare Fratelli d'Italia. La squadra deve offrire la migliore qualità che questo partito potrà dare alla propria terra. Questo è il compito della politica, offrire le migliori energie alla propria terra. Stefani torna anche sul terzo mandato. Lui, che ha presentato una proposta di legge alla Camera, ammette che in questo momento gli alleati hanno chiuso la porta, ma un aiuto potrebbe arrivare dall'opposizione. In questo momento non c'è un accordo politico sul terzo mandato, ma stiamo lavorando affinché questo ci possa essere, soprattutto con la parte amministrativa del Partito Democratico. Si registra una crescita del numero di assistenti sociali nella nostra regione negli ultimi 5 anni. Mirella Zambello, presidente dell'Ordine del Veneto, ha spiegato la situazione parlando anche di nuove assunzioni e di iniziative particolarmente innovative. Sentiamo. Nuovi assistenti sociali per aumentare il benessere dei più fragili. Il 19 marzo si festeggia la Giornata Mondiale del Servizio Sociale. Padova non si tira indietro. Il 20 marzo è previsto un grande convegno organizzato dall'Università dal titolo «Vivere bene, insieme e non da soli». Occasione per valorizzare il concetto dell'inclusione con lo scopo di creare rete nelle comunità tra le istituzioni e il mondo del terzo settore. Nel frattempo, l'Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto ha colto l'occasione per fare il punto della situazione. In regione c'è stato un aumento del 16% di assistenti sociali nel corso degli ultimi 5 anni, per lo più giovani under 25. Siamo al 31-12, 3.003 e 300 erotti e praticamente dal 2018 ci sono stato un 16% di assunzioni in più negli ambiti territoriali, cioè nei comuni. Obiettivo quello di aumentare le assunzioni nel corso del 2024, arrivando a quota un assistente sociale ogni 4.000 abitanti. Il gap è ancora da colmare e incidere sono l'aumento delle domande alle ASL, la carenza di alloggi e le nuove dipendenze, come quella da gioco, che incide sui più giovani. Altrettante assunzioni dovrebbero esserci anche nelle ASL e nella sanità, perché è strettamente connesso il lavoro integrato anche con le problematiche e le fragilità che spesso hanno bisogno anche dei servizi sociosanitari. Un bilancio positivo caratterizzato da iniziative innovative, tra queste quella di Daddy Home. La struttura ricettiva, nata 2 anni fa, accoglie 5 giovani con sindrome di Down che si occupano di accoglienza, servizio alle camere e colazione. È una sorpresa positiva per il cliente quando la mattina si trova alla colazione servita da una persona con sindrome di Down, a poter capire che in questo contesto c'è un approccio diverso a quella che è la vita. Non meno importante l'esperienza del campo dei girasoli. Il grande parco agricolo e sociale alle porte di Padova prevede iniziative e attività per i più piccoli. Da 3 anni è luogo di inclusione, accogliendo ragazzi di ogni condizione economica e sociale, trasformando la differenza in ricchezza. È un posto sicuramente in cui organizziamo tante attività, quindi tante persone riescono a trovare vari tipi di laboratori, di attività, di concerti, di teatro, di presentazioni di libri, quindi comunque l'offerta che facciamo è ampia e soprattutto ogni persona con la propria, diciamo, personalità riesce a trovare un posto sicuro e protetto. Parliamo ora del turismo che cambia, sostenibilità e impatto del cambiamento climatico al centro delle nuove dinamiche turistiche. Sentiamo.
Siccità, violente grandinate, scioglimento dei ghiacciai ed erosione delle coste. Gli effetti del cambiamento climatico sono variabili fondamentali per il turismo, in grado di condizionarne l'offerta. A confermarlo anche i numeri, il 75% delle circa 45.000 imprese turistiche venete ha dichiarato che il cambiamento climatico ha avuto effetti sulla destinazione in cui operano o sulla loro attività, comportando un aumento di costi di gestione. E gli effetti del clima impazzito per una regione come il Veneto a vocazione turistica diventa un elemento da non trascurare. A sentirne l'esigenza per prima è sicuramente la montagna, che vede la stagione invernale fare i conti con sempre meno neve. Io so che ci sono alcuni operatori dove la montagna cioè la neve fa fatica ad arrivare e stanno puntando tutto sui percorsi e quindi su un'offerta che non è dettata solo dalla neve. Quindi vuol dire avere una visione e programmare nel tempo anche i flussi turistici. Cambiamento climatico che per il 28,5% ha un impatto anche per la variazione della stagionalità turistica, in particolare il 40% ha dichiarato un prolungamento della stagione estiva. Il 19,4% risente anche del rischio di esposizione ad eventi estremi e se il clima cambia è importante saper cambiare, è quanto emerso nella giornata del turismo veneto, dove parlando di innovazione il 51% delle imprese punta su efficienza, risparmio energetico e riduzione dell'impatto ambientale. Per cui tu devi essere pronto a dare un'offerta turistica compatibile con i cambiamenti che non sono di moda ma bensì che sono collegati, come dicevo, all'ambiente. Per il 68,7% i fattori critici sui quali investire sono servizi green o sostenibilità. Altro tema, quest'ultimo, di estrema attualità, come gestire la mole turistica evitando che si concentri in pochi poli turistici, vedi il caso Venezia. Serve decentralizzare. Ci sono dei grandi filoni, i piccoli paesi, l'entroterra, il rurale, la campagna, i borghi, il cicloturismo e così via, che sono di per sé decentralizzanti. Bene anche la scelta del capoluogo lagunare di sperimentare il numero chiuso. Si utilizza una logica per ottimizzare l'esperienza, quindi il punto non è escludere, ma è quando vieni a visitare questo tipo di città, l'esperienza viene ottimizzata proprio perché è programmata. Veneto che, secondo i dati di ISNART della Camera di Commercio, si conferma destinazione multiprodotto, mare, arte, degustazioni, divertimenti, eventi sono gli elementi di punta della stagione estiva. E a proposito di turismo, Cortina registra una stagione invernale molto soddisfacente, la parola degli stessi albergatori. Sentiamo. Tante luci e poche ombre nella stagione turistica ampezzana. A Cortina si continuerà a sciare fino al ponte del 1° maggio e nel frattempo gli albergatori tracciano un bilancio invernale più che soddisfacente. I dati sono quelli dell'analisi elaborata da Each Benchmark, che prende in esame l'arco temporale che va da inizio dicembre a metà marzo. Si segnala un'occupazione media consolidata del 64%, con picchi importanti registrati in occasione delle feste o di eventi di grande rilievo. Il numero sale a 94% nel lungo weekend dell'8 dicembre, si attesta tra il 90 e il 95% a Capodanno e registra un buon andamento durante le gare di Coppa del Mondo di sci alpino femminile. Le previsioni per la Settimana Santa sono incoraggianti grazie alle recenti abbondanti nevicate che hanno imbiancato le Dolomiti. La destinazione ha recuperato oltre 6 punti percentuali in appena 10 giorni. Sul fronte della provenienza degli ospiti cresce la quota di stranieri a fronte di un 59,7% di clienti italiani. La presenza complessiva di visitatori provenienti dall'estero è stata del 43%. Tra le nazionalità più rappresentate, gli statunitensi l'hanno fatta da padroni, seguiti da britannici, tedeschi, australiani e brasiliani. Si dice soddisfatto Nicola Menardi De Mai, vicepresidente dell'Associazione degli Albergatori di Cortina, che commenta: la posizione geografica in quota non ci ha penalizzati come altri comprensori situati più a valle, dove è piovuto molto e nevicato poco. La neve da noi è arrivata proprio al momento giusto e il fatto che Pasqua cada bassa è un grande vantaggio perché, conclude Menardi De Mai, se ultimamente la festività veniva vista un po' come il primo assaggio d'estate dirottando i turisti verso il mare, stavolta le piste imbiancate fungeranno invece da richiamo per i tanti amanti della montagna che punteranno a godersi gli ultimi scampoli d'inverno. Le musiche immortali di Ennio Morricone sono state protagoniste ieri sera al Teatro Filarmonico con un omaggio al grande maestro non solo musicale. Sentiamo. Sì.
Le musiche più famose di Ennio Morricone, ma anche quelle meno note per capire l'artista sotto tutti i suoi aspetti, e la lettura che ha dato il concerto del Filarmonico organizzato dai Venti con l'Ensemble Symphony Orchestra, che ha realizzato lo spettacolo Alla scoperta di Morricone. Un tributo al maestro, che non ha coinvolto lo spettatore soltanto con le note, ma anche con i brani recitati. Essendo colonne sonore dei film, un attore ha interpretato alcuni passaggi essenziali delle pellicole per completarli poi con la parte musicale. La città è malata, ad altri spetta il compito di curare e di educare. A noi il dovere di reprimere. La repressione è il nostro vaccino. Repressione e civiltà. Un percorso di suggestioni, di arie potenti e leggere come solo Morricone sapeva creare, di parole, di canto, con una ottima interprete che ha reso ancora più penetranti alcuni pezzi indimenticabili. Spazio a Mission, a Nuovo Cinema Paradiso, a C'era una volta in America, qualche dollaro in più, la leggenda del pianista sull'oceano e ancora Sacco e Vanzetti, C'era una volta il West, ma anche colonne sonore meno conosciute come La Califa, Canone Inverso, addirittura Sette Anime con Will Smith con una melodia dissonante di straordinario coinvolgimento. Peccato non siano state suonate tutte quelle che ognuno ha in orecchio, perché faranno parte di prossimi spettacoli, ma la formula è piaciuta. Alla guida dell'orchestra il maestro Giacomo Loprieno, un po' direttore, un po' presentatore, un po' attore, sicuramente un ottimo padrone di casa. Gabriel Sowell, perché è stato un brano meraviglioso, usato in mille spot pubblicitari. Io credo che molti di voi si sono pure sposati usando quel film, quel brano. E quindi quando adesso ve lo faremo sentire non sarà un momento felice, ma ci perdonerete. 500 colonne sonore, 70 milioni di dischi, 2 Oscar. Ennio Morricone è un gigante della musica di tutti i tempi, capace di emozionare sempre e di rendere immortali le sue melodie. Ed è tutto per la prima edizione del TG Veneto News. Grazie per essere stati in nostra compagnia e buon proseguimento con i programmi delle nostre reti. Arrivederci. Luxin, pompeiane ombreggianti con coperture trasparenti. Luxin, Creazzo.